Buongiorno a tutti, oggi è venerdì 27 settembre 2024. Ormai da un po' l'India ha scavalcato la Repubblica Popolare Cinese come prima potenza demografica a livello mondiale, consolidando allo stesso tempo la propria posizione economica e soprattutto preservando la propria autonomia in ambito geostrategico. L'India partecipa al Quadrilateral Security Dialogue, istituito sotto la spinta dell'amministrazione Trump in un'ottica di contenimento della Cina, pur aderendo simultaneamente a organismi come i BRICS e la Shanghai Cooperation Organization, a cui Washington attribuisce più o meno apertamente un carattere eversivo per l'ordine unipolare. Sul piano più squisitamente pratico, l'India non ha aderito alle sanzioni imposte dall'Occidente contro la Russia, ha incrementato esponenzialmente il volume delle importazioni di petrolio, carbone e altre materie prime da Mosca e espanso considerevolmente l'import-export di armi con la Federazione Russa. La grande nazione asiatica si afferma quindi come vera e propria battitrice libera, coerentemente con i principi stabiliti a Bandung in occasione della conferenza dei paesi non allineati del 1956. Se non che l'ambasciatore statunitense a Nuova Delhi ha dichiarato nel corso di una conferenza risalente allo scorso luglio che ho rispetto per l'India e la sua scelta di autonomia strategica, ma in tempi di conflitto non esiste autonomia strategica. Al culmine delle crisi e dei momenti di necessità avremo bisogno di sapere che l'India sarà un'amica fidata. I know that India, and I respect that India, likes its strategic autonomy. But in times of conflict, there is no such thing as strategic autonomy. We will, in crisis moments, need to know each other. I don't care what title we put to it, but we will need to know that we are trusted friends, brothers and sisters, colleagues, that in times of need, in the next day, be acting together. Un monito piuttosto chiaro, specialmente perché pronunciato in concomitanza con la visita a Mosca del primo ministro indiano Narendra Modi. Riuscirà l'India a preservare la propria autonomia strategica? Cerchiamo di comprenderlo assieme a Com Carpentier de Gourdon, politico, consulente e saggista indiano con attivo collaborazioni con numerose testate internazionali. È autore di numerosi volumi, tra cui From India to Infinity, Memories of 101 Moons, An India Odyssey e A Shining City of a Hill, Novus Ordo Seculorum, pubblicati tutti tra il 2012 e il 2018 da Arnand Publications. La ringrazio, dottore. Grazie a lei. Buongiorno, buona serata, secondo l'ora. Bene, io comincerei da questo monito che è stato lanciato da Eric Garcetti, che è ambasciatore statunitense a Nuova Delhi. Lei, innanzitutto, come ritiene che l'abbiano interpretato la classe dirigente indiana questo discorso? Ma l'hanno interpretato nel senso di sapere, già sapevano che l'America ha una politica chiara verso i paesi stranieri, sono sia amici o sono almeno rivali se non nemici. Quindi l'India non vorrebbe essere inamicale con qualsiasi paese nel mondo, ma ha i suoi interessi e difende questi interessi anche se non piace a certi poteri. E riconosciamo che l'India ha già più di 70 anni di politica, direi, sovrana indipendente e non so se si può ancora parlare di non-alignment nel senso che aveva negli anni 60-70, perché il mondo è cambiato molto e l'India non riconosce più blocchi, perché ovviamente i blocchi esistono, ma sono più numerosi. E comunque l'India ritiene importante avere un'ottima relazione con la Russia, migliorare le relazioni con la Cina, che sono state storicamente difficili, e anche rinforzare i vincoli con gli Stati Uniti, che durante almeno 30-40 anni non sono stati buoni, ma a partire direi del 1990 hanno iniziato a migliorare e adesso c'è un forte legame economico, ma anche accademico, direi, e politico fra l'India e gli Stati Uniti. Comunque la crisi dell'Ucraina ha creato nuovi disagi e difficoltà, perché l'Occidente generalmente, sotto l'egemonia americana, ha criticato molto e continua a criticare il rifiuto dell'India di accettare e di
praticare, di mettere in posto le sanzioni contro i russi, e di cui su questo punto di vista si è evitato finora un scontro diretto, ma l'America ha fatto capire varie volte a Nuova Delhi che non apprezzava il suo atteggiamento e che aspettava qualcosa di più. Si può dire che c'è una malintesa, anche se non è una vera malintesa, perché da una parte l'America vuole sempre far sapere che l'India è un suo grande amico e alleato. L'India dice: siamo partners su tante cose e vogliamo lavorare insieme, ma non siamo sempre e necessariamente in accordo con le politiche americane. Non interveniamo nella politica interiore americana, non vogliamo che gli americani intervengano nella nostra politica interna, ma sul punto della politica straniera, della diplomazia, siamo paesi diversi, con interessi diversi e visioni diverse. Esatto, quindi è proprio il discorso di autonomia strategica. No? L'India è un paese sovrano e legittimamente persegue i propri interessi nazionali, che è una cosa che gli Stati Uniti hanno sempre un po' fatto fatica a digerire, specialmente nei paesi asiatici, in base a una visione del mondo che purtroppo rimane occidentalocentrica, potremmo dire. Io ricordo che tempo fa un personaggio che mi sembra molto interessante, che l'attuale ministro degli esteri indiano, Jaishankar, incalzato da un interlocutore, mi sembra britannico, che gli chiedeva: ma scusi, ma com'è possibile che l'India non aderisce alle sanzioni contro la Russia? Come si sentirebbe l'India se un domani la Cina l'aggredisse e noi occidentali ci tenessimo fuori, esattamente come l'India si è tenuta fuori rispetto al conflitto russo-ucraino? E a me ha colpito la risposta che ha dato Jaishankar. Ha detto: voi, si riferiva agli europei, ma credo che il discorso potesse essere esteso a tutti gli occidentali, e ora che usciate dalla forma mentale in base alla quale i problemi dell'Europa sono i problemi di tutto il mondo, i problemi di tutto il mondo non sono problemi dell'Europa. Insomma, non l'ha mandata a dire. Mi pare che il personaggio di cui parlavo, Jaishankar, ha anche scritto un libro, The India Way, che è un libro molto molto interessante, che rende, se magari se qualora ce ne fosse bisogno, che l'India ha una sua idea del posto del mondo che vuole avere. Lei come interpreta questo, diciamo, questo, la linea strategica che ha intrapreso l'India sotto la guida di Jaishankar soprattutto? Jaishankar è il figlio di un grande accademico strategico indiano, Subramaniam, che ha lasciato un'eredità forte dal punto di vista della geopolitica e delle relazioni internazionali. L'India, prima di tutto, vorrebbe avere, si può dire anche il controllo, ma direi piuttosto la sicurezza nell'Oceano Indiano, che è la sua zona periferica, e anche in Asia centrale e sulla frontiera cinese, che è stata sempre in litigio, no? Perché c'è un vecchio disaccordo fra l'India e la Cina sulla maniera in cui gli inglesi avevano tracciato quella frontiera. Comunque questo ha creato vari scontri e c'è sempre un pericolo di guerra, ma sembra che negli ultimi mesi l'India e la Cina abbiano fatto grande progresso, non per risolvere permanentemente quel conflitto, perché questo è molto difficile a livello della politica interiore, ma almeno di evitare che ci siano scontri violenti, comunque provare di risolverlo tutto in modo diplomatico. Sembra questo sia il messaggio generale dell'India: si deve parlare e non combattere, quindi la diplomazia permette di risolvere tutto senza effusioni di sangue. Questo può sembrare un po' irenico, un po' gandhiano, perché è vero che i grandi problemi che conosciamo da sempre sono quelli che non si possono facilmente risolvere con diplomazia, perché la diplomazia richiede concessioni di tutti le parti, e si sa bene che le concessioni sono specialmente difficili da fare, perché nessuno vuole fare concessioni se ha la possibilità di non farla. Comunque sembra che la guerra sia in certo senso l'ultimo ratio regum per
risolvere i problemi. Questo lo vediamo nell'Ucraina, lo vediamo nel Medio Oriente, magari lo vedremo presto nel sud del mare di Cina, nel Pacifico occidentale. E quindi il messaggio dell'India può sembrare un po' generale, ma non si capisce bene qual sarebbe la proposta, nel senso che quando Modi è andato a Ucraina dopo essere andato a Russia ha detto: dovete mettervi d'accordo in una maniera giusta e diplomatica, ma ovviamente questo sembra irrisolvibile perché il governo ucraino, o almeno Zelensky, che non è più presidente d'Ucraino legalmente, ma che è ancora il capo di Stato, diciamo, di fatto, e ha detto no, noi non possiamo accettare nulla prima che sia la disfatta della Russia e aver ricoperto tutti i nostri territori, e vogliamo anche che Putin sia giudicato per un tribunale internazionale e così via. Comunque ovviamente la Russia non può accettare nessuna di queste condizioni, e le concessioni a quel punto sembrano che saranno più grandi da parte dell'Ucraina, perché la Russia non ha obbligazione di fare grandi concessioni. Quindi si vede che questo è un po' una via senza uscita. E lo stesso si può dire se vediamo la maniera in cui l'India e la Cina stanno provando di risolvere il loro disaccordo sulla frontiera. Hanno deciso di diciamo aggiornare il loro sistema di comunicazione e di non provare di risolvere il problema per ora, soltanto evitando di avere scontri militari, e lasciare abbastanza spazio fra loro per non avere la probabilità di incontrarsi faccia a faccia, e in certo senso lasciare uno spazio vuoto. Quello ovviamente sembra abbastanza giusto nel caso particolare della frontiera indo-cinese o indo-tibetana, lo stesso, ma non si vede bene come potrebbe applicarsi ai problemi del prossimo Oriente o dell'Ucraina. Comunque la cosa che sempre sorprende un po' dell'India è così che mi rendo conto che quando si parla dei grandi problemi, delle grandi crisi militari strategiche nel mondo, non si parla quasi mai dell'India, almeno quando si parla dei problemi che hanno un impatto globale, perché si parla sempre dei stessi: Stati Uniti, Russia, Cina, magari l'Inghilterra, due o tre di più, ma l'India sembra essere un po' fuori. Perché? Perché l'India rifiuta di prendere una posizione particolare, rimane in una posizione generale, dicendo si vuole la pace, e questo ha fatto vedere l'India come un paese che vuole essere un po' di tutte le parti, che non è facile, perché sappiamo che l'India fa parte del BRICS e fa parte del Shanghai Cooperation Organization, ma fa anche parte del Quad. E il Quad è un'organizzazione chiaramente anglosassona, perché diciamo gli Stati Uniti sono proprio l'egemone, e c'è l'Australia che si sa bene è un seguitore degli Stati Uniti, e il Giappone che è un paese sotto occupazione militare americana, riconosciamolo, e quindi si vede il Quad come un organismo creato per affrontarsi alla Cina, e l'India l'ha sempre negato dicendo non è contro la Cina, è soltanto una forma di cooperazione, ma nessuno lo crede. E dall'altra parte il Quad non sembra avere un ruolo ben definito. Nell'ultimo summit del Quad che si è tenuto negli Stati Uniti qualche giorno fa, c'era Biden che praticamente è già andato via, c'era il primo ministro giapponese che spesso non sarà più al potere, c'era il primo ministro australiano che è particolarmente debole nel suo paese, e infine l'unica persona che sembrava proprio in controllo era Modi, anche se Modi adesso ha un governo di coalizione, non ha più la maggioranza unipartita, unilaterale. Lei ha tracciato un quadro, secondo me, abbastanza preciso della collocazione dell'India. Cioè l'India cerca di mantenersi al di fuori dei grandi conflitti senza prendere una posizione specifica pro o contro qualcun altro. Però mi verrebbe da dire con un'eccezione. A me sembra che l'India abbia una sorta di subisca il fascino di Israele. Ho come questa impressione. Non so se per ragioni, diciamo, di contrapposizione rispetto a una lettura, diciamo, del conflitto israelo-palestinese di carattere anche religioso.
cioè l'India ha dei problemi, ha avuto storicamente dei problemi per esempio con il Pakistan, che il Pakistan è uno stato artificiale, sappiamo, è uno stato degli indiani che sono musulmani fondamentalmente. E come si spiega secondo lei questa posizione dell'India così favorevole nei confronti di Israele? E le chiedo se abbia una sua legame con le necessità di politica interna dell'India, cioè Modi, è stato detto, porta avanti un nazionalismo indù identitario molto forte, che ha suscitato dei problemi con la minoranza, sì è minoranza, ma quando si parla di minoranza in India si parla di decine e decine di milioni di persone musulmane che all'interno dell'India. Vorrei che ci illustrasse un po' questa situazione. Dal punto di vista tradizionale indiano, quando l'India è diventata indipendente, non ha riconosciuto Israele, che è stato creato più o meno alla stessa epoca, e questo era anche il legame col Mahatma Gandhi, che aveva condannato la creazione di Israele, come tanti. Comunque, fino agli anni 90, l'India è rimasta senza relazione diplomatica ufficiale con Israele e aveva fortemente appoggiato i palestinesi, con cui il partito del Congress aveva forti affinità. Indira Gandhi era personalmente amica di Yasser Arafat. Dall'altra parte le cose sono cambiate quando il Congress è indebolito e è diventato più liberale, più pro-americano, che fu il caso particolarmente dopo la morte di Indira Gandhi, l'assassinato di Indira Gandhi, e man mano il Congress è diventato abbastanza liberale e pro-occidentale, anche perché era crollato il blocco sovietico, quindi l'India doveva trovare altri vincoli, altri legami. E il BJP è sempre stato un partito di destra nazionalista tradizionale indù, che aveva riconosciuto affinità con Israele perché considerava che Israele era combattuto e vittimizzato per i arabi, in particolare per i paesi vicini. Quindi l'India ha sempre riconosciuto l'ingiustizia fatta ai palestinesi per gli israeliani, ma ha anche riconosciuto, ha considerato che Israele aveva il dovere di difendersi e di tenere il suo territorio, anche se non riconosce l'annessione dei territori del West Bank e di Gaza, e non può approvare la violenza utilizzata per gli israeliani e particolarmente per i coloni. Ma dall'altra parte è vero che a livello puramente pragmatico Israele ha aiutato l'India militarmente durante almeno due conflitti col Pakistan, e Israele anche ha aiutato molto l'India dal punto di vista intelligence gathering con tecniche elettroniche e i vari tipi di intelligence. Quindi l'India non può prescindere di Israele, che costituisce un contrapeso a potere musulmani che sono in realtà o potenzialmente radicali. Sappiamo bene che i grandi paesi musulmani come la Turchia, l'Iran, fanno spesso critiche pubbliche nelle Nazioni Unite all'India per opprimere i suoi musulmani, particolarmente nel Kashmir. L'India non lo prende bene e considera che davanti a questa attitudine, non direi ostile, ma certamente critica dei paesi musulmani, lei ha il diritto di appoggiare Israele, almeno per aiutare Israele a sopravvivere. È una posizione ambigua, difficile, perché in quel conflitto non si può avere facilmente un'attitudine, direi, giusta, perché si vede che dalle due parti ci sono questi potentissimi argomenti che fanno, in certo modo, c'è sempre una ragione di dire sì, ma perché io devo mettermi in una parte o dell'altra? Se non si sa bene che anche c'è il fattore, ricatto, nel senso che Israele sa benissimo come controllare persone al potere e creare elementi che danno a queste persone l'obbligazione di non essere contro Israele per non essere puniti, se mi capisce bene. Quindi questo non dico che non sia una possibilità anche in India, perché al fine in politica internazionale niente è gratuito. Se tu ti faccio un favore, mi faccio ripagare. Quindi penso che questo sia un elemento molto importante
è imbarazzante anche per l'India, perché sappiamo bene che quando c'è l'occasione di votare le Nazioni Unite è difficile decidere, c'è anche divisione fra i vari componenti del governo indiano. Se si deve astenere o se si deve votare in una maniera o nell'altra, e quindi questo è stato un po' l'attitudine ambigua dell'India. Ma riconosciamo che la più grande parte dei paesi, almeno occidentali, hanno fatto più o meno lo stesso, e c'è un grande, come sempre, c'è una grande dose di ipocrisia verso l'Ucraina, verso Israele, direi della più grande parte dei paesi del mondo. Sono perfettamente d'accordo. Questo, fra l'altro, a una riflessione, cioè l'India, come ho detto, il Pakistan nasce come costola dell'India, c'era Jinnah, che era il leader dei musulmani, che col quale Gandhi aveva provato un accomodamento, ma lì un po' il lavorio sotto traccia degli inglesi ha portato alla nascita di questo stato, che è uno stato secondo me artificioso, che con il quale l'India ha grossissimi problemi, ha avuto storicamente dei conflitti, sono entrambe potenze nucleari. Ma noi abbiamo visto che negli ultimi tempi c'è stata una capacità di forze di entrambi i paesi di dialogare. Entrambi fanno parte della Shanghai Cooperation Organization. E in Pakistan si era affermato un leader, Imran Khan, che era un personaggio molto interessante, che poi è stato tolto di mezzo in una maniera, io lo chiamerei colpo di Stato, perché noi sappiamo che all'interno del Pakistan i militari già dai tempi della Guerra Fredda sono controllati abbastanza da vicino dagli americani, come sappiamo. E lei crede che i rapporti tra l'India e il Pakistan possano, i due paesi possano trovare una coabitazione pacifica, e crede che gli statunitensi potranno in futuro usare questa capacità di controllare il Pakistan per rivolgerlo contro l'India, qualora l'India non dovesse assumere delle decisioni non esattamente allineate a quelle degli Stati Uniti? Se uno guarda la storia del Pakistan si rende conto che il Pakistan è stato un po' l'Ucraina dell'India, nel senso che gli americani hanno utilizzato il Pakistan come per fare pressione sull'India. Non è per dire che il Pakistan non abbia le sue ragioni autoctone, direi, di riopporsi all'India, perché c'era sempre quella ambizione del Pakistan di essere uno stato uguale all'India, di essere un contrapeso. Non è possibile dal punto di vista demografico, dal punto di vista territorio, dal punto di vista ricchezza. Comunque il Pakistan non ha accettato mai di essere un po' un cugino povero, e è rimasto con quella, direi, casus belli, quella causa sacra di riconquistare il Kashmir in qualche maniera, dicendo che il Kashmir dovrebbe essere pakistani perché la vallata del Kashmir è maggioranza musulmana. Questo non ha permesso un accordo fra India e Pakistan finora, e non penso che sia possibile nel prossimo futuro arrivare a una vera riconciliazione, perché l'esercito pakistano controlla il Pakistan. Il Pakistan è un paese che è sotto il potere dell'esercito permanentemente, sia basso, diciamo, dietro una facciata democratica civile, sia, come il caso adesso, proprio sul centro Cena c'è l'esercito. Quindi l'esercito, per il suo potere e la sua ricchezza, ha bisogno di rimanere un nemico dell'India, perché se ci fosse un accordo di pace, l'esercito pakistano perderebbe una grande parte del suo potere, perché la sua utilità diventerebbe discutibile. E questo è stato un po' il gioco che hanno fatto gli Stati Uniti. Ma se guardiamo al di là del Pakistan, vediamo che gli Stati Uniti hanno proprio fatto un colpo di Stato, hanno facilitato un colpo di Stato nel Bangladesh, che faceva parte del Pakistan fino al 71, e sappiamo anche bene, l'India sa bene, che Imran Khan è stato dimesso con l'accordo degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti non volevano di Imran Khan, troppo indipendente, troppo con idee nuove, e quindi gli Stati Uniti hanno appoggiato l'esercito pakistano, e questo dimostra che dalla parte degli americani c'è una volontà di bloccare l'India tanto al nord come all'est,
e magari adesso c'è anche qualcosa che sta accadendo nel Sri Lanka. Questo è una cosa che si sa benissimo in India dall'inizio, quindi la relazione indo-americana è una relazione particolare, una relazione che ha tanti aspetti, direi, magari non sempre negativi, ma almeno grandi riservatezze e grande incertezza. Esatto. Le faccio un'ultima domanda. Noi vediamo per esempio che l'India è al centro di numerosi progetti, pensiamo al corridoio nord-sud che da San Pietroburgo arriva, dovrebbe arrivare in India attraverso l'Azerbaigian, il Caucaso, e poi arrivare in Iran e dall'Iran verso il Pakistan e poi in India. E viceversa c'è questa via del cotone che è stata promossa, una cosa un po' più fumosa probabilmente, che dovrebbe comunque passare attraverso Israele e Arabia Saudita, arrivare in India. Quindi l'India è un po' il terminale di numerosi progetti anche concepiti da attori che individuano, si odiano reciprocamente, pensiamo agli Stati Uniti e la Russia ovviamente. L'India comunque, come lei ha detto prima e come sostiene Jai Shankar, si mantiene fuori da tutto questo. Però allo stesso tempo è dentro ai BRICS, e i BRICS obiettivamente da qualche tempo a questa parte stanno portando avanti dei progetti che vanno a ridurre la capacità degli Stati Uniti di controllare il mondo. E quindi l'India, piaccia o non piaccia, va verso quella direzione, li sta appoggiando in un modo o nell'altro. Secondo lei, e io non so se lo condivide, quel libro a cui ho fatto riferimento di Jai Shankar che esce nel 2020, Jai Shankar mi pare di capire che vede una debolezza, un declino inesorabile degli Stati Uniti. Quindi secondo lei l'India, voglio chiederle, sta ragionando in un mondo post unipolare, sta cercando un adattamento a un mondo che non sia più controllato dagli Stati Uniti? Infatti non lo può dire ufficialmente, ma lo sa bene, perché tutti lo sanno. Parlo, direi, ogni giorno a indiani che sono abbastanza al corrente, che hanno un certo, direi, potere, e mi dicono che è ovvio che l'America sta crollando. È un paese in bancarotta che sta diventando dal tutto inaffidabile, perché non sa più come rimanere al centro del mondo e quindi sta provando tante cose pericolose, anche rischiando una guerra nucleare con la Russia, e quando, preparando per un confronto con la Cina, perché la politica ufficiale americana è che ci sarà una guerra con la Cina nel 2027, e pensano che possono fare la guerra a tre paesi, l'America, la Cina e l'Iran, che è una pazzia. E vediamo bene che i soldati, gli agenti americani, sia l'Ucraina, sono in grande difficoltà. Comunque l'India questo lo sa, ma magari sta provando anche prima di aiutare l'America a non cadere troppo brutalmente, se l'America può sentire e ascoltare, di non veramente crollare, ma magari di accettare il suo declino. E una maniera di farlo sarebbe di avere vincoli amichevoli con l'India, che potrebbe approfittare della tecnologia americana, ma anche aiutare l'America dal punto di vista economico, sviluppando il suo mercato interiore, aprendo un parte del mercato indiano a certe tecnologie americane, quindi le grandi aziende americane, perché è vero che c'è una possibilità che tante aziende occidentali americane si trasferiscono verso l'India per ragioni di costi e perché c'è un'alternativa così alla Cina, che è diventata abbastanza, direi, inaccettabile. Comunque penso che l'India sta giocando questo ruolo molto, molto difficile, per essere amica di tutti, ma al stesso tempo riconoscere le realtà che possono essere crudeli. E penso che l'America lo sa, e così si può spiegare un po' l'irritazione americana verso l'India, perché quando si parla che Biden le vuole molto bene all'India, questo ovviamente è una barzelletta, e dall'altra parte Trump, che dice che qualsiasi paese che esce dal dollaro sarà punito, e questo ovviamente è una minaccia, perché la de-dollarizzazione è già iniziata tramite il BRICS e la Shanghai Cooperation Organization, e non si sa bene se l'India vuole andare così presto verso la de-dollarizzazione, perché sa che è pericoloso, ma certamente nei prossimi 10-20 anni non vede più il dollaro come la moneta di riserva mondiale, è una realtà matematica e fisica. Comunque questo vuol dire che inevitabilmente
l'America dovrà riconciliarsi con l'idea che non è più numero uno e l'India avrà sempre più libertà di scegliere le sue politiche economiche e anche strategiche. Perfetto, siamo in chiusura e vi ricordo che questo canale è demonetizzato, si regge unicamente sulle mie forze e vi invito pertanto a prendere in considerazione la possibilità di sostenerlo qualora riteniate che il mio lavoro lo meriti. Trovate in descrizione in coda al filmato tutte le informazioni necessarie per procedere in tal senso, assieme ai riferimenti per iscrivervi ai miei canali Telegram, Rumble e Odyssey. Dottore, io la ringrazio molto per le sue riflessioni, sempre veramente le ho trovate molto profonde, hanno offerto la possibilità a noi eurocentrici di capire anche il punto di vista di qualcun altro, quindi la ringrazio. È stato un piacere, grazie mille. Grazie a lei. Se avrà piacere ci diamo appuntamento per una prossima volta, perché io la ricontatterò, lo sappia. Bene, bene. Grazie. Buona serata a tutti. Buongiorno.